Frateman, Napoli-Milan, andiamo in semifinale! Toh! Napoletano, pupaci la fava! Napoletano, pupaci la fava! Napoletano, pupaci la fava! Andate a fare gli orebotti! Avete fatto bene a fare botti ieri, perché oggi non li avreste fatti! Madonna, quanto si gode! Io vi ho insultato domenica nelle peggiori lingue del mondo, ma oggi, ragazzi, è stata una sborrata unica. Sbagli il rigore, fai gol, sbagliano il rigore e fanno gol quando non conta più niente. Con Osimhen è un'altra partita. Li apriamo, è arrivato il momento. Devono avere paura, ci stiamo cagando addosso, guarda. Dai, 3 partite, un totale di 6-1. Sti sorteggi, oh fratum. Napoli-Milan. 6-1, da quel giorno 6-1. Adesso piangono, cosa hanno da recriminare oggi? Un rigore non è stato dato e un rigore andava ribattuto. Più equa di così non c'è niente, ragazzi. Che poi c'è 3 partite, tutte nel giro di una settimana l'una dall'altra. Pioli ti mette in campo la stessa squadra, gli stessi 11, e te sei capace di prenderla nel culo lo stesso. Tu sei veramente clamoroso e oggi si gode, perché voi napoletani siete dei pagliacci. E quando uno è abituato a perdere e poi tutto ad un tratto vince, va fuori di testa, si monta la testa, si crede essere più forte di sempre, e non lo è, perché oggi, dato che sicuramente il Milan la Champions non la vince, e adesso la semifinale con l'Inter sarà tosta, perché io speravo di non incontrare più l'Inter fino al campionato prossimo, invece mi toccherà. Ci siamo tolti una soddisfazione che è veramente incredibile. La soddisfazione che ci siamo tolti con sti pezzi di merda. È incredibile la soddisfazione che ci siamo tolti oggi. Ed è inutile che mi da dire, oh, meno 23, quanti sono i punti? 20, 23, 25, 28, 41. Uno, il disco si è rotto. Due, vi ricordo che la Champions è una competizione europea. Capisco che non siete abituati a giocarla, né tantomeno a vincerla. Però il campionato in Champions League serve soltanto per giocarla, quindi vi farei notare che questo disco rotto non ha più senso. Vogliamo parlare di cose serie? Parliamo del mitico Milan. Parliamo del mitico Calabria, che mette la Wallera, perché voi la chiamate così, in quella città la chiamate così, la Wallera, in testa al vostro Kvaradona. Quello che vale già 150 milioni, quello che già nascono i figli a Napoli col suo nome. Osimhen, che gli sono venuti 94 minuti per fare un tiro in porta. Ah, il Kvaradona che ha anche sbagliato il rigore, perché io del rigore me l'ho completamente dimenticato. Parliamo di Krunic, il Gagliardini rossonero. No, forse il Gagliardini rossonero credo sia Bakayoko. Però la seconda, terza, quarta, quinta scelta del Milan, che oggi va lì e fa il centrocampista. 3 partite con Napoli di Krunic, una più spettacolare dell'altra. Giroud, che purtroppo ha avuto una giornata sfigata perché ha sbagliato un rigore, ha fallito una grossa occasione e poi comunque ha messo in porta la palla del 1-0 su un gol che praticamente è al 99% di Leao.
Giroud purtroppo ha tirato il rigore che non va mai calciato, quello a mezza altezza né centrale né angolato, quello che il portiere se non te la para con le mani te la para col petto. Purtroppo è così e sono quei rigori che segni solo se il portiere non indovina l'angolo, perché sono quelli. Però già se parti poco convinto perché poi il tiro è quello, purtroppo sai com'è. Però si gode perché al di là di qualsiasi cosa, al di là di tutto, avere a che fare con una tifoseria di una squadra che tutto sommato avrebbe meritato di più negli ultimi anni, perché sfottò a parte il Napoli ha meritato, ha raccolto molto meno di quello che meritava negli ultimi anni, perché bisogna essere onesti. È arrivata seconda con 91 punti. Più di così non so quando potrà risuccedere una cosa del genere. E purtroppo non hanno vinto, purtroppo per loro. Però con una tifoseria così, che si monta la testa, arriva da te, parla perché vince un campionato, parla perché vince un campionato che è il terzo della sua storia. In quasi 100 anni hanno vinto 3 scudetti e arrivano lì, parlano, sfottano, cioè io... Da quando praticamente Napoli era con molta probabilità campione d'Italia, quindi vi parlo dal mondiale in poi, e già comunque all'inizio del mondiale erano 7-8 punti dalla seconda e i secondi eravamo noi, andavano sotto i miei video a commentare, noi si perdeva col Sassuolo, arrivavano i napoletani a commentare. Cioè io manco quando l'Inter perde col Monza, con l'Empoli, col Bologna, con la Fiorentina, vado a commentare, cioè mi riguardo, perché me li guardo, quando perde Napoli mi guardo i video di napoletani, quando perde la Roma mi guardo i video di Gabuman e Asso di Roma e Seacolf, quando perde l'Inter guardo Mastrangelo, guardo Luca Nerazzurro, guardo Reschio, quando perde la Juve guardo Arway, che tanto saluto perché siamo concittadini, Arway lo saluto perché veniamo esattamente dalla stessa città, e vanno determinati per vincere, quindi insomma sì, è una cosa, è normale, quando perde Lazio guardo Mike Scioscia, guardo che ci sta Eagle, NIC, come si chiama, è normale, ma non vado a rompere i coglioni agli altri, cioè, ma non ha senso, c'ho un amico interista, rompe i coglioni a lui, loro invece no, se non essere l'ombelico del mondo per il terzo scudetto, hai scucito lo scudetto al Milan, bravo, tanto prima che te lo ricucirai sul petto, il Milan avrà fatto la seconda stella e se... E spero non faccia anche la terza. Questo è il punto. 7 minuti di sfottò, possiamo anche parlare della partita, dove manca la fame da gol, perché manca la fame da gol. Molte azioni, come spesso succede, arriviamo davanti alla porta leggermente impreparati, perché siamo leggermente impreparati, però... Dall'altra parte oggi ho visto una difesa che veramente ha voluto ottenere questa vittoria coi denti e quindi è anche giusto che ci si prenda i nostri meriti. Non riesco a definire un peggiore in campo oggi perché veramente tutti veramente bravi. Uno che può aver toppato la partita può essere Messias, perché si è perso Osimhen sul gol del 2-1, anzi 1-1. Però comunque è Messias che perde Osimhen, non è non è Skriniar che si perde Petagna, ecco, rapportiamola così, quindi è un errore che ci può stare, perché del resto ragazzi è stata una partita veramente al top per tutti, Pioli l'ha voluta giocare così, l'ha preparata così, e a questo punto il turnover di domenica lo posso anche accettare perché oggi ho avuto delle risposte molto positive. Anzi, io dico sempre che col Bologna abbiamo giocato domenica, invece era sabato, però vabbè. Per quella sconfitta, per quel pareggio col Bologna, mi rodo un po' ancora però. Stasera non è momento di pensare ai pareggi, non è neanche momento di pensare ai punti che Lecce farà a Milano domenica, perché tanto ormai vi conosco, perché domenica il Lecce verrà a Milano e almeno un punto se lo caverà da qualche parte... Però ripeto, del resto, quando raggiungi questi traguardi importanti, l'ultima semifinale giocata fu il 2007, ragazzi, avevo 7 anni, poi tra l'altro la vincemmo pure. Avremo sicuramente un italiano in finale, speriamo di essere noi e non loro. Ovviamente non credo che un'italiana possa vincere
la Champions League. Poi auguro il meglio a tutti quanti, però è un discorso molto da vedere. Domani esce la live reaction e ve lo dico, uscirà la live reaction e ve la riempirò di meme con la live reaction. Ve la riempirò di meme, ve la riempirò di meme. Perché è un mese che ci fracassate i coglioni ed è anche giusto che adesso parli chi vince. Sempre forza Milan, ciao a tutti, bacione.